Catania, 12 settembre 2015, siamo alla tenuta di Zio Peppino, ancora una volta con qualche intervista. Ero a fare un momento di relax e ho sentito questa signora che è alla mia destra che parlava di vending con una competenza e una pertinenza che mi ha lasciato davvero meravigliato. E allora ho detto, ma tu sei un gestore? Sì, io sono un gestore. L'ha detto in modo talmente fiero che ho detto, non ho mai avuto una donna gestore da intervistare in modo diretto. Presentiamola. Come ti chiami? Rita Consoli. E la tua azienda si chiama? Etna Coffee. Rita, tu da quanti anni sei nella distribuzione automatica? 13. Con convinzione? Mm. Sì. Direi proprio di sì. Sì. Perché, come spesso dico, chi entra in questo settore non ne esce più. No, è una cosa che incomincia a far parte di te e non ne puoi più fare a meno. Ecco. E allora, non sto a raccontarti come sei entrata nel vending, come è stato il tuo avvicinamento a questo settore. Parliamo degli ultimi anni e del presente. Che cos'è il vending per te? Il vending è vita, è una parte della mia vita, quindi importante. Lo faccio con piacere, con le difficoltà, ma col piacere che comunque ti riserva un'attività del genere. Tu fai più OCS o standalone? Oggi OCS. Il vending l'ho ottenuto perché comunque poi fa parte di tutto, è un contesto che una cosa chiama l'altra. Hai avuto modo di ascoltare nel frattempo la prima parte del workshop con il dottor Michele Volvi di Confida, che ha spiegato qual è lo stato d'avanzamento in questo momento del lavoro fatto braccio a braccio con l'Agenzia delle Entrate. Il 1 gennaio del 2017 noi naturalmente avremo modo di aggiornarvi quotidianamente attraverso il quotidiano www.vendingnews.it. Entrerà in vigore la legge che dovrà fare in modo che i gestori vadano a comunicare telematicamente i propri incassi, i ricavi. Qual è la tua opinione rispetto a questo argomento? Io penso che sia una cosa corretta per portare comunque tutte le aziende a uno stesso livello di dichiarazione, quindi per me è una cosa più che giusta. Evitiamo, penso, tutto quello che si è detto sul vending, che comunque era un settore dove c'era tanta evasione, quindi sì, per portarlo a pareggio con tutte quelle che sono le altre attività hanno fatto una cosa corretta. Qual è il tuo prezzo di vendita, Rita? Il tuo prezzo di vendita medio? 40-50. 45? Sì. E cosa pensi di tutti coloro che ancora vendono a 25-30 centesimi? È perché evidentemente non dichiarano. Bene, e questa la dice tutta su quello che è l'argomento del giorno per i tantissimi gestori italiani. Noi ci auguriamo naturalmente che il settore progredisca e si sviluppi a favore sempre più di un prezzo medio di 45, 50 e anche 55 centesimi se necessario. È il servizio che fa la differenza. Esatto, è il servizio che ti ripaga. Bene Rita, una donna di poche parole, molto pratica, concreta, che la mattina si sveglia. Ecco, diciamo, come funziona la tua giornata tipo? La mattina ci alziamo, intanto ci sono i ragazzi da sistemare, dopodiché si esce e si va a lavorare. Ecco. E tu fai anche da operatore? Sì, sì, caricatore, operatore, sì. E se le macchine si rompono? Nei guasti del limite del concesso riesco a sistemarli, poi se sono guasti un attimino più complessi ho bisogno del tecnico. Quindi viaggi con cacciavite e chiavi inglese? Sì. Sì. Cacciavite e chiavi inglese in dotazione. Rita, grazie, sei stata cortesissima, estremamente sintetica. Ecco, e nel frattempo ti invito a salutare gli amici di vendingtv.it. Ciao agli amici di vending.tv. Vending.tv.it. Ok, basta? Sì, basta così. E nel frattempo io vi invito a rimanere incollati davanti allo schermo perché non termina qui questa splendida giornata alla tenuta di Zio Peppino a Catania.